Ben ritrovati con questo nuovo video nel quale vi voglio spiegare cosa è Grub o Grab detto all'inglese. Come vedete dal titolo del video, si tratta di un tema suggerito, ovvero di un tema che mi è stato suggerito, richiesto da uno di voi che siete iscritti al mio canale. Quindi ben volentieri mi accingo con questo video appunto a spiegare qualche dettaglio su questo importante componente del nostro sistema operativo. Cos'è Grub? È una sigla, insomma, ecco, sembrerebbe un nome strano, fosse solo un nome, invece è una sigla, dunque, che sta per Unified Boot Loader. Vabbè, tradotto un po' così alla buona in italiano dovrebbe essere tipo un bootloader, ovvero questo è il suo scopo, unificato, che non è l'unico sistema che esiste per svolgere il compito di bootloader, di cui vediamo fra un attimo in quale posizione si trova durante la partenza di un PC, perché il bootloader ha il suo scopo nel suo momento. Non è l'unico, ce ne sono altri, però questo Grub è decisamente molto diffuso. Non fosse altro per il fatto che è adottato anche da Ubuntu, che a sua volta è la distribuzione Linux più diffusa, quindi a cascata di conseguenza Grub probabilmente è il sistema di bootloader più diffuso. Almeno credo, non ho cercato statistiche per sapere se effettivamente è vero quello che sto dicendo, però sicuramente è molto diffuso. Che sia il più o meno diffuso non posso garantirlo, però ecco, ci siamo capiti. Dunque, cos'è in sostanza questo Grub o Grab? È il menu iniziale che ci permette di scegliere quale sistema operativo far partire nel caso in cui ne abbiamo più di uno installato sul nostro PC. Ecco, diciamo che la spiegazione è semplice, per degli utenti, come dico sempre io, comuni come noi, è questa. In fin dei conti, noi di Grub non ci accorgiamo mai se abbiamo esclusivamente Ubuntu installato. Ecco, se c'è solo Ubuntu installato sul vostro PC, come nel mio caso, io Grub non lo vedo mai. Quindi non ci accorgiamo praticamente mai, della sua esistenza. In realtà Grub c'è sempre. Svolge il suo compito nascosto dietro le quinte, però lo svolge. Ed è solo al momento in cui sul nostro PC abbiamo più di un sistema operativo installato che il Grub appare. Per forza appare perché deve farci scegliere quale sistema operativo far partire. Per sistema operativo si intendo il classico Ubuntu affiancato da Windows, ma come anche Ubuntu con altre distribuzioni Linux affiancate assieme a Windows, assieme, ecco, insomma, qualsiasi sistema operativo. Diciamo che dal numero di due sistemi operativi in su, sempre ammesso che il vostro PC abbia sufficiente disco, memoria, eccetera, eccetera, per supportare tutti i vari sistemi operativi nelle varie partizioni, da due sistemi operativi in su il Grub appare alla partenza del vostro PC. E adesso appunto passo a spiegare in modo sintetico dove si attiva questo Grub al momento in cui accendete il PC, in quale posizione? Quindi, posizione di Grub nel processo di boot, ovvero boot è quindi proprio la partenza del PC quando lo accendete. Quindi la prima operazione ovviamente è l'accensione del PC proprio fisica, voi premete il pulsante sul vostro PC, quello che ve lo fa partire in sostanza. Quindi una volta premuto quel pulsante, il disco del PC, il PC inizia a prendere vita e in quel momento il primo passo, il primo step è occupato dal BIOS o BIOS, che vuol poi dire Basic Input Output System, quindi nella sequenza di partenza del vostro PC interviene immediatamente il BIOS. Anche qui il BIOS esiste in tutti i PC, ma se non abbiamo bisogno di operazioni particolari, richiamando il menu del BIOS stesso, praticamente non ce ne accorgiamo mai della sua esistenza. Anche questo modulo, questo componente che si trova proprio nel PC,
non è un componente normale di software installato sull'hard disk con il sistema operativo. Il BIOS fa ancora parte del PC. Ecco, anche questo modulo, dicevo, di questo modulo non ce ne accorgiamo praticamente mai alla partenza del PC. Noi schiacciamo il nostro pulsante di accensione del PC e il BIOS fa il suo lavoro, ma non ci facciamo mai caso, ecco, diciamo pure così. In seguito, cosa succede? Il BIOS fa il suo lavoro, inizializza l'hardware, eccetera, eccetera, e non contemporaneamente, diciamo che poi alla fine del suo lavoro viene letto il famoso per chi ha avuto a che fare con queste cose, Master Boot Record o MBR come sigla, ovvero il primo settore del disco, cioè il disco principale del PC ha il primo, proprio in questione di sequenza numerica, il primo settore del disco che è particolare, riservato a questo Master Boot Record, e questo primo settore del disco ha proprio lo scopo di caricare nella memoria del PC per essere eseguito, quindi come un programma, proprio il nostro GRUB, il nostro GRUB che è protagonista di questo video. Quindi vedete che dal premere il pulsante fisico sul vostro PC al GRUB sono passati praticamente due passi, ed ecco che il GRUB prende avvio. E tocca a lui fare il suo compito. Ecco, nei sistemi più recenti, invece del Master Boot Record, viene letta la partizione famosa o famigerata UEFI, la partizione UEFI come si dice, di questi sistemi securizzati di boot intervenuti con l'arrivo di Windows 8, eccetera, eccetera, di cui ho già parlato in un altro mio video, già pubblicato sul mio canale, quindi se cercate UEFI troverete l'altro video di cui parlo proprio di questo tema, pubblicato un po' di tempo fa, non è recentissimo. E quindi, appunto, nei sistemi più recenti, invece di leggere appunto il Master Boot Record, come ancora per esempio attualmente il mio portatile che sto usando in questo momento, è ancora, diciamo così, una macchina vecchia, ecco, quindi lavora con questo MBR. Le macchine che comprate oggi dovrebbero avere tutte questa partizione UEFI. Ecco, comunque lo scopo non cambia. UEFI o MBR, lo scopo è di caricare nella memoria del PC il bootloader, ovvero il nostro GRUB. E a questo punto si attiva il GRUB. Una volta che in memoria del PC viene, come dire, eseguito come un programma qualsiasi, e questo GRUB verifica quanti sistemi operativi, diciamo, detto in parole semplici, in parole povere, verifica quanti sistemi operativi sono presenti sul disco del PC. Se si accorge che ce ne sono più di uno, allora fa apparire se stesso, diciamo così, il suo menu. Per capirci, per chi l'ha già visto o per chi non l'ha mai visto, il menu GRUB, per esempio, della macchina virtuale che vedete qui nello sfondo del video, e che userò fra un attimo per farvi una dimostrazione di un programma che ha a che fare con GRUB, quindi questa macchina virtuale che è virtuale ma è come fosse un PC installato con Ubuntu 14.04, presenta questo menu GRUB, cioè lo volessimo visualizzare lo vedremmo così. Questo è il menu GRUB standard in Ubuntu con questo violetto scuro come sfondo e le varie voci del menu. Vedete qua, questo è il menu principale, poi ho fatto anche uno screenshot del sottomenu per andare ad avviare eventualmente dei kernel di versioni diverse installate sul vostro PC. Ecco, questo è il GRUB, vedete c'è proprio il titolo qui all'inizio, GNU GNU GRUB versione 2.0.2 eccetera eccetera, e qui le varie opzioni menu. È un'interfaccia non grafica ancora, perché siamo ancora all'inizio della partenza del PC, non siamo ancora arrivati al nostro desktop grafico di Unity o di GNOME o di KDE, non siamo ancora arrivati lì, siamo ancora agli inizi, prima di far partire veramente il kernel di Linux. Quindi è un'interfaccia a caratteri, quindi ci si muove qui non con il mouse, ma con le freccette della tastiera su e giù e qua e là, e poi si può leggere anche qua sotto come vedete
C'è anche la spiegazione qua sotto in basso, usare i tasti su e giù, eccetera, eccetera, per navigare in questo menu di Groove. Ecco, dicevo, se ci sono più di un sistema operativo, come dicevo anche all'inizio di questo video, appare da solo quel menu che vi ho appena mostrato. Altrimenti non appare mai. Se c'è un solo sistema operativo, dice ok, è l'unico che posso far partire, è inutile che mi mostro. È inutile che mi faccio vedere perché sarei un passo inutile nella partenza del PC e quindi noi quando accendiamo il nostro PC non vediamo Groove che fa partire direttamente per esempio il nostro Ubuntu. Per forzare l'apparizione di Groove, come ho fatto io per prendere questi screenshot, ho forzato l'apparizione di Groove perché ho installato in questa macchina virtuale esclusivamente Ubuntu 14.04. Ecco, per forzare e per vederlo a tutti i costi questo menu Groove, come un po' timido dobbiamo forzarlo, allora c'è un tasto apposito ed è il tasto Shift, quindi quello che gli permette di scrivere temporaneamente in maiuscolo per intenderci sulla tastiera. Uno dei due tasti Shift, eh? In tastiera hanno sempre due tasti, uno a sinistra e uno a destra, uno dei due Shift è uguale, quindi per farlo apparire. Praticamente voi premete il vostro tasto fisico sul PC per accendere il PC e subito dopo iniziate a tenere premuto il tasto Shift perché non si sa esattamente quanto sia veloce o meno il vostro PC arrivare al momento in cui fa partire Groove, quindi come dire, per non lasciarsi sfuggire l'attimo giusto, tenete premuto il tasto Shift subito dopo aver acceso il PC e aspettate che appaia appunto questo menu. Non ci vuole tanto, perché siamo proprio nelle prime fasi di partenza del PC. Quindi appare il menu Group, fate le cose che dovete fare con Group, o semplicemente per curiosità, guardatevelo, e poi alla fine potete, ecco qua, diciamo che la prima opzione, quella selezionata, visto che appunto, ripeto, ho installato solo Ubuntu di una sola versione su questa macchina virtuale, come sul mio PC vero. E la prima opzione è quella che poi Groove in realtà attiva, ovvero la partenza normale di Ubuntu, questa qui con sfondo grigio. Ecco, quindi se per curiosità voleste anche voi visualizzare il vostro Groove, sapete che dovete tenere premuto Shift. Se vi appare questa schermata, lasciate semplicemente selezionata la prima opzione, fate Enter e partirà il PC normalmente, andrà avanti nella sua procedura di partenza normale. Ecco. E quindi non sto qui a descrivere attualmente tutta la procedura tecnica di partenza di un PC, però dopo il Groove, una volta scelto il sistema operativo da far partire, si attiva poi tutto il procedimento per caricare in memoria il kernel e quindi far partire effettivamente il nostro sistema operativo e finalmente alla fine la login e poi l'accesso nella vostra sessione grafica, che è poi questa che vedete qui, come in tutti i miei video e anche in questo vedete qui il desktop grafico Unity, specificatamente di Ubuntu. Ecco, quindi diciamo che di questo video forse la parte più interessante per cultura generale, per cultura tecnica, di cosa è il Groove è appunto spiegare qual è il suo scopo e in che posizione si trova al momento che voi premete il pulsante del vostro PC. Ecco, questo probabilmente è interessante, diciamo. Ripeto sempre questo concetto per noi utenti comuni, non particolarmente tecnici, ma per i quali siamo curiosi e ci piace un po' la tecnologia, è anche interessante capire quando schiacciamo con il nostro dito il pulsante del PC cosa poi succede nei primi istanti. E succede questa sequenza, nella quale è incluso appunto Groove. Voilà, una volta partito il PC. Questo Groove non è statico così, ma si può o si potrebbe anche modificare, adeguare, adattare con le varie numerose opzioni che sono previste da questo pezzo di software, ecco. Però ho messo bene in giallo, in evidenza, io sconsiglio di modificare alcunché, perché Groove appunto è una parte, un modulo importante, proprio che sta alla partenza del nostro PC. Se facciamo pasticci con la sua configurazione, se mettiamo delle opzioni sbagliate, può anche succedere che il nostro sistema operativo non parta più o parta e si comporti male, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io sconsiglio di modificare le opzioni di Groove perché
quando voi installate il sistema operativo, quando aggiornate il kernel e tutto, ci pensano già a queste procedure di aggiornamento software, ad aggiornare il GRUB come si deve e come previsto dal vostro sistema operativo. Io, francamente, non consiglio di, scusate, di modificare l'opzione di questo software GRUB. Naturalmente non siete obbligati a seguire il mio consiglio, ecco, dico, se uno è un esperto in questo ambito, se uno vuole diventare un esperto in questo ambito, nulla vieta, essendo software open source, di andare in rete, documentarsi, leggersi i manuali, guardare gli esempi, eccetera, eccetera, e diventare esperto, quindi poter toccare con cognizione di causa questi file, che sono quelli sui quali si appoggia GRUB per lavorare. Ecco, vedete, parlo di gestione da terminale perché parlo appunto di file che sarebbero da aprire in un editor e da gestire manualmente con il terminale o meno. Ecco. Comunque, GRUB, giusto per sempre per il concetto di cultura generale, dico che GRUB lavora, si appoggia appunto su questa serie di file. Quindi c'è un file di configurazione principale, che è questo, file di configurazione del menu, quindi praticamente questo file è quello che dispone le voci del menu come le vedete qua, e poi ci sono altri file che accompagnano la configurazione che stanno qua in questa cartella, e qui si parla per esempio dello sfondo, del colore, del carattere, della grandezza, del grassetto e meno. Ecco perché GRUB, ho detto che non è un programma grafico come lo intendiamo noi vedendo Unity qua, non è grafico in questo senso, però non è che lo vedete così violetto e scritto in bianco e grigio, eccetera, eccetera, e deve rimanere così. GRUB può anche essere, diciamo, secondo dei punti di vista, abbellito, migliorato, o comunque gli si può dare un'altra faccia, non deve essere necessariamente rimanere questa standard. Fatto si è che per chi usa un sistema operativo solo come me, il GRUB non lo vede mai, quindi vedo anche poco la necessità di doverlo ritoccare. Però chi ha almeno due sistemi operativi magari lo vede tutti i giorni, se spegne il PC tutti i giorni, e allora magari vuol dargli una nota personale. Ecco, e questo si può fare con questi altri file di configurazione. Ripeto per l'ultima volta, non si devono toccare questi file così a caso, ecco. È meglio non toccarli piuttosto se non si sa cosa si sta facendo, quindi attenzione. Attenzione anche perché questi file non sono chissà che file misteriosi, in quale formato, ma sono semplici file di testo, come praticamente sempre succede con i programmi open source sotto Linux. Le configurazioni sono dei semplici file di testo. Magari hanno una sintassi loro particolare all'interno, però sono pur sempre solo file di testo, quindi di per sé sono facilmente modificabili, appunto. Ma dato il loro scopo di questi file e lo scopo di GRUB, che appunto, ripeto, partecipa a far partire, è un modulo che è incluso nella sequenza di partenza del PC, è meglio non toccare se non si sa cosa si sta facendo. Si possono fare disastri facilmente. Però per chi è interessato, come ho detto un attimo fa, nulla vieta di andare sui vari forum o sul sito principale del progetto GRUB a informarsi, leggere documentazione su documentazione, paginate su paginate e diventare un esperto. Perché no? Per chi è interessato, ecco. Alla fin fine, se e quando si sono fatte delle modifiche a questi file, GRUB deve essere aggiornato, ovvero questi file vengono modificati, ma non è che GRUB li conosce in quel momento. Bisogna dargli un aggiornamento, una rinfrescata affinché lui riconosca le modifiche. E per fare ciò c'è il comando update, comando abbastanza intuitivo, update, quindi modifica, aggiorna GRUB, e questo comando permette appunto di rendere effettive le eventuali modifiche che noi abbiamo apportato a uno o più di questi file. Molto bene. La seconda e ultima parte di questo video la dedico ad un programma con interfaccia grafica. Questa volta quindi ho suddiviso alcune annotazioni come gestione da terminale, giusto per distinguerla da questo programma che si chiama GRUB o GRAB Customizer, che è appunto un'interfaccia grafica per gestire GRUB. Questo programma ha lo scopo
di rendere, diciamo così, meno ostica la modifica di alcune opzioni di Groove, per coloro che vogliono proprio personalizzare qualcosa di diverso dallo standard, ecco. Non è che faciliti più di tanto le vere parti tecniche di Groove, perché quelle sono complesse, o si conoscono le opzioni di partenza del kernel o non le si conoscono, e quelle restano, come dire, complesse. Questo, se non altro, questo programma, per esempio, facilita, che ne so, il cambiamento dello sfondo della schermata. Ecco, questa qui, invece di essere il violetto qui, potete metterci anche una vostra foto, ecco, una vostra fotografia, perché no? In questo senso, ecco, questo programma con interfaccia grafica, con due o tre clic, facilita perlomeno questa parte di gestione di Groove, ma non più di tanto quella proprio vera tecnica corposa. Ed ecco perché, ripeto, il warning, ripeto, l'avviso di prima, non è che con questo programma potete andare a toccare le opzioni di Groove tranquillamente senza pericolo, perché o con interfaccia grafica o direttamente da terminale nei file di configurazione i pasticci li potete fare esattamente nello stesso modo. Quindi, ancora una volta, sconsiglio di modificare le opzioni tecniche di avvio delle varie sessioni, dei sistemi operativi, eccetera. Quello che si può fare, come ho appena detto, è eventualmente, senza grossi pericoli, cambiare lo sfondo, il colore del carattere, oppure applicare temi già pronti, temi interi di Groove, creati, perché no, da voi se imparate a farlo, o da altri che si possono scaricare dalla rete, si possono applicare, se piacciono, dei temi già pronti e quindi si applicano a Groove. Ecco, queste appunto sono le schermate che vi ho già mostrato. Questo Groove Customizer non è presente nei repository ufficiali di Ubuntu, non so per altre distribuzioni, comunque ha il suo sito, questo progetto su Launchpad, e bisogna aggiungere un archivio PPA, appunto un repository aggiuntivo per poter avere questo software a disposizione. Come ormai consuetudine, per aggiungere un archivio PPA e per installare un nuovo programma, io presento sempre questo, come dire, questo trittico di comandi, che è semplice: si apre un terminale, si fa copia e incolla di questi tre comandi ed è subito fatto, eh? Molto più veloce che aprire, che ne so, l'Ubuntu Software Center o altre cose. Quindi il primo comando, come sempre, serve ad aggiungere il nuovo archivio PPA, sempre ammesso che sul vostro sistema non sia già presente. Il secondo comando serve per far riconoscere al sistema che adesso c'è un archivio di programmi in più, e il terzo comando è per installare il nostro Groove o Grab Customizer. Ecco qua. Una volta fatto questo, possiamo far partire il programma, che appunto qui ho preparato nella macchina virtuale. Faccio una piccolissima dimostrazione. Ha questa icona un po' strana lì di un pinguino che gestisce una console o qualcosa del genere, quindi si preme il pulsante. Siccome è un programma di sistema, Groove ha a che fare profondamente con il sistema, chiede la password di amministratore. Già qui dovreste rizzare le orecchie e fare attenzione a quello che fate. Mettiamo la password e facciamo partire questo programma. Ok. Allora, questo programma non fa altro che presentare le varie impostazioni di Groove come sono effettive, e queste sono lette dalla configurazione di Groove, che è poi quella della macchina virtuale. Se io apro ancora un attimo il menu qua, gli screenshot che ho opportunamente preparato, vedete che c'è l'opzione Ubuntu, e la vedete qui Ubuntu. Opzioni avanzate è il sottomenu, che è poi l'altro, eccolo qua, l'altro screenshot che ho preparato. Quindi se apro questa cartella, vedete che ci sono sotto, incluse in questa cartella, una, due, tre, quattro voci, che sono poi queste, una, due, tre, quattro voci, di cui la prima è quella col kernel più recente. Anzi, addirittura da quando ho fatto gli screenshot vedo che ho aggiunto un kernel nuovo, righetta 35. Quando ho fatto gli screenshot l'ultimo era ancora righetta 34, vabbè, poco cambia. Comunque vedete le quattro voci, come erano qui, quattro voci con due kernel installati, e avete capito che il menu che si presenta nel Groove coincide con questa prima impostazione
scheda list configuration del programma. E qui appunto è il mio warning, il mio avviso: non toccate niente se non sapete cosa state facendo di queste voci, che sono quelle tecniche. La seconda scheda, impostazioni generali, anche qui dice qual è la voce che deve partire per difetto ed è la voce 1 Ubuntu, chiaramente la voce 1, quella che nello screenshot è presentata con un asterisco, è quella attivata per difetto, quindi far partire normalmente il vostro sistema operativo con il kernel più recente. Ma è già tutto impostato qui, anche qui vedete delle sigle tecniche e delle opzioni strane, non toccate nulla se non sapete cosa sono. L'ultimo, ecco l'aspetto, l'ultimo è quello che non voglio dire che possiamo toccare così alla garibaldina, ma diciamo che è quello meno pericoloso perché implica semplicemente la gestione del colore del carattere, vedete, grigio chiaro, trasparente, magenta, non magenta, eccetera, delle opzioni del menu e delle varie scritte. Così come dello sfondo, qui lo sfondo è lo standard violetto di Ubuntu e per esempio si può, magari rimpicciolisco un attimo la mia scaletta prima di terminare il video. Allora, ecco, di uno sfondo si può per esempio impostare una nostra immagine, quello che dicevo prima, volete mettere una vostra fotografia. Andiamo a cercare, qui nella macchina virtuale metto sempre il mio solito pappagallino che è tanto divertente e vedete che come anteprima, quando voi impostate un'immagine vostra, vi mette come risulterebbero le voci menu. Se sono poco leggibili, tipo il grigio chiaro delle voci non selezionate rispetto alla vostra fotografia, si può intervenire, che ne so, marrone, ecco, si legge un po' meglio marrone, va benissimo. Quella selezionata è violetto, mi sembra che si lega bene Ubuntu, quindi può anche andare bene così. Ecco, una volta che avete fatto queste operazioni, potete dire ok, è salvato così, facciamo salva, vediamo un po', salva configurazione, lui fa, aggiorna la configurazione, non fa nient'altro che far che cosa? Il comando di cui abbiamo parlato un attimo fa, che è l'update. Grab, update group, ovvero aggiorna con il nuovo sfondo. Ecco, a questo punto, giusto per dimostrazione, poi non lo faccio più per la prossima, il prossimo esempio, giusto per dimostrazione, cosa faccio? Chiudo il programma, chiudo la macchina virtuale, la faccio ripartire e vi mostro come si presenta group così modificato rispetto a questo standard. Quindi, siccome la macchina virtuale non è un fulmine a partire o a spegnersi, metto in pausa il video e ci vediamo fra un attimo con il menu group attivato. Quindi fra poco, rieccoci qua e vabbè, la lettura delle voci menu in realtà è un po' opinabile. Qui comunque non so se riuscite bene a vedere, ma la voce selezionata è in violetto qua. Se io vado con le frecce in giù diventa violetta la seconda, la terza, con una fotografia così chiara sotto, con un'immagine così chiara non è proprio l'ideale. Eventualmente tenete presente che se volete personalizzare il menu in questo modo, vedete qui c'è comunque GNU Group, siamo proprio lì, Ups. Siamo lì con lo stesso menu di questo, ma senza più lo sfondo standard, ma con lo sfondo e i colori dei caratteri personalizzati, però le opzioni vedete che sono identiche. Qui forse riuscite comunque, accidenti, a vedere le opzioni qua. Vedete che diventano violetti man mano che mi sposto. Le quattro opzioni identiche. Ecco, ripeto qui un consiglio: se volete personalizzare questo menu group, magari rendete scura la vostra immagine prima di applicarla. Fatene una copia e rendetela un po' più scura, così è più facile leggere le voci di menu. Adesso faccio partire la macchina virtuale, ritorno nel programma e vi mostro solo come si applica un tema prima di chiudere il video, però ancora una volta è meglio che metto in pausa. E rieccoci qua al punto da dove eravamo partiti qualche istante fa con la nostra immagine personalizzata. Ecco, l'alternativa a questo è far tornare le cose come prima, così siamo allo standard
e cercare in rete dei temi completi e applicare quelli invece di solamente una nostra immagine personalizzata, possiamo applicare un intero tema. Non so, magari questo. Ecco, qui non è che si vede tanto di anteprima, ma si vede come è composto il tema nelle sue varie. Ecco, vedete qui un'anteprima del menu, preview. Ecco, applicassi questo tema e riavviassi una seconda volta la macchina virtuale, vedreste le opzioni come qui, vedete il menu, Ubuntu, eccetera, eccetera. Questo qui è solo un'anteprima per mostrarvi come si presenta questo particolare tema. E diciamo che come principio è la stessa cosa che semplicemente aggiungere una nostra immagine personalizzata, però la nostra immagine è solo quella, i caratteri, del menu e tutto quanto, a parte i colori, sono impostati in questo modo, con il riquadro qua a bianco, le scritte con quel tal carattere, eventualmente qualche colore, ma in sostanza la struttura del menu di Groove rimane questa, mettendo semplicemente uno sfondo diverso. Con i temi invece si va un passo in là e nella documentazione di Groove è descritto anche come creare questi temi, se siete interessati a farne uno vostro o a modificare uno di questi esistenti. Comunque questi temi vedete che cambiano proprio la grafica, come si vede effettivamente Groove rispetto allo standard che avete visto nello screenshot, e vedete che si possono fare varie cose. Adesso qui cambio da un tema all'altro sperando che ci sia, forse non per tutti è prevista come si dice, un'anteprima. Non sono sicuro se c'è l'anteprima anche per questo. Vabbè, adesso qui lasciamo stare. Meglio restare sul tema di prima. E adesso qui lasciamo stare. Ecco un preview. Ecco, questo qui è quello scuro. Quello di prima era quello chiaro. Questo qui è un tema disposto nello stesso modo, ma scuro, eccetera, eccetera. Avete capito, insomma. Potete scegliere di cambiare completamente faccia Groove o semplicemente di personalizzare quel poco con una vostra immagine, per esempio. Ecco, questo è quello che volevo mostrarvi, diciamo, con questa terza scheda di questo programma Grab Customizer, impostazione aspetto, che diciamo è il meno pericoloso, ecco, quello che tecnicamente implica meno pericoli di fare pasticci. Per il resto, ripeto ancora una volta, attenzione, non toccate queste impostazioni se non sapete cosa state facendo. Mi raccomando, poi non venite a reclamare con me che magari non parte più il vostro PC. Se toccate cose che non sapete cosa sono, ne conoscete anche le conseguenze. Per concludere, mio video, come molto spesso faccio con tutti i miei video, lascio alcune informazioni per documentazione. Allora, sul PC stesso, quindi sulla vostra installazione di Ubuntu, potete usare in un terminale questo comando, e vi mostrerà sempre a terminale, quindi tutto testuale, la documentazione di Groove che è installata assieme a Groove. Ecco. Poi naturalmente in rete trovate il sito principale qua del progetto, l'immancabile pagina Wikipedia, il wiki di Ubuntu e altri link che vi lascio qui interessanti, che vi spiegano con esempi, manuali e tutto quanto su Groove se è un tema che vi attira particolarmente. Ecco, quindi con questo concludo, questo video richiesto gentilmente da uno di voi, spero siano state soddisfacenti le mie spiegazioni per quanto concerne sempre l'ambito del mio canale, quindi di un'utenza comune, non necessariamente troppo tecnica. E con questo vi saluto e vi attendo al prossimo video. Ciao ciao!